Buonasera e ben ritrovati gentili telespettatori con l'edizione di Prima TG. Andiamo con le ultime notizie. Sono 11.831 infatti i contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, resi noti dal consueto bollettino della Protezione Civile diffuso dal Ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati 364 morti che portano il totale a 74.985 da inizio pandemia causa Covid-19. Il bollettino della Protezione Civile Campana invece ha decretato i positivi del giorno con il numero di 392, di cui asintomatici 344 e sintomatici 48. I tamponi del giorno effettuati sono stati 3.209 per un totale positivi di 191.799 unità ed oltre 2 milioni di tamponi processati. I deceduti sono 29, di cui 6 nelle ultime 48 ore e 23 in precedenza, ma registrati solo nella giornata di oggi. Il totale deceduti sale così a 2.893 unità. Report post letto su base regionale invece recita che i posti di terapia di letto intensiva occupati sono 99 su 656 invece disponibili. Una lenta decrescita della curva dal contagio, ma con l'RT in aumento. E nel primo bollettino del 2021 il tasso di positività cresce al 14,1%, ancora in risalita. Con questi dati, nel nostro paese, allo scadere del decreto Natale il 6 gennaio, potrebbero finire nuovamente in zona arancione o rossa diverse regioni. A rischiare sono infatti Veneto, Liguria e Calabria, che secondo l'ultimo report hanno superato il valore di RT di 1 e che potrebbero essere collocate nella lista dei territori sottoposti a maggiori restrizioni. Molto vicini a questa soglia ci sono anche Puglia, Basilicata e Lombardia. Attualmente è previsto che dopo il decreto le regioni tornino alla fascia di colore assegnata prima del lockdown natalizio, cioè tutte gialle tranne l'Abruzzo, ma l'andamento del contagio non rende scontato che sia così. Sarà infatti il governo a decidere la prossima settimana a seguito delle verifiche effettuate sul territorio dagli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità. Il report del 30 dicembre indica varie criticità. In particolare Friuli, Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Piemonte, provincia autonoma di Trento ed Emilia-Romagna hanno una probabilità superiore del 50% di superare la soglia critica di occupazione dei posti letto in area medica in 30 giorni, mentre Lombardia, Trento e Veneto lo stesso discorso lo possono fare per le terapie intensive. A questi dati si aggiunge anche il caso della Sardegna, che ha una classificazione del rischio non valutabile, quindi alto, a causa dell'incompletezza dei dati forniti. Sono 45.667 le persone vaccinate contro il Covid-19 in Italia, secondo l'ultimo dato disponibile sul portale online del commissario straordinario per l'emergenza. In testa la provincia autonoma di Trento, somministrate 1.730 dosi, cioè il 34,8% di quelle disponibili, seguita dal Lazio con 9.301 vaccinazioni, il 29,3% di quelle disponibili, e dal Friuli Venezia Giulia 1.948 vaccinazioni. La fascia di età più vaccinata è quella tra i 50 e i 59 anni, che porta il numero totale di 13.089 unità, seguita da fascia 40-49 con 10.475 unità e da quella 30-39 con 7.972 unità. La fase 1 della vaccinazione, che ha preso ufficialmente il via tra il 30 e il 31 dicembre scorso, a seconda delle regioni, interessa operatori sanitari e sociosanitari. Al momento sono 40.148 vaccinati. Poi riguarda anche il personale non sanitario, cioè 2.181 unità, e gli ospiti dell'RSA, che sono 3.380 unità. Aumentano ancora i contagi da Covid-19 nel Salernitano, sono 8 i nuovi positivi a Pagani, che ora conta 835 nuovi casi. Ad Angri, per i giorni 31 dicembre e 1 gennaio, ci sono stati 22 nuovi contagiati e soli 23 guariti. A Baronissi un solo positivo oggi, il totale degli attuali contagiati ammonta a 90 persone, mentre da inizio pandemia sono 520 le persone colpite. Ad Eboli 10 nuovi contagi con un numero complessivo di positivi pari a 255 unità e 2 nuovi casi a Siano. Si registra però un mini focolaio che riguarda l'ospedale civile di Rocca d'Aspide, dove le persone contagiate sarebbero risultate 17 a seguito di uno screening avviato dopo il ricovero di un paziente positivo. Sono 8 tra infermieri e portantini in servizio e 9 pazienti dei reparti di medicina generale e lungodegenza.
Giallo a Nola, dove un cittadino romeno è spirato all'ospedale dove era ricoverato da diverse ore. L'uomo in questione era stato trovato agonizzante in strada al centro di Ottaviano. L'ipotesi è che possa essere stato investito da un pirata della strada, ma non vengono escluse anche altre piste. Si cercano testimonianze e la speranza è di ricevere informazioni tramite l'utilizzo delle immagini di videosorveglianza presenti nell'area del ritrovamento. Continua lo sciame sismico nei territori del Flegreo, dove una scossa di terremoto di magnitudo 1.7, ipocentro localizzato a 590 metri di profondità ed epicentro nell'area del vulcano di Solfatara, alle ore 10:18 di questa mattina, ha interessato i suddetti luoghi. È stata avvertita anche dai residenti della zona collinare del centro storico di Pozzuoli. L'evento è stato anticipato da altri due movimenti tellurici preceduti da boati e verificatisi a distanza di 24 secondi l'uno dall'altro, il primo di magnitudo 1.0 con profondità 1260 metri ed il secondo di magnitudo 0.3, anche questo superficiale ad 820 metri di profondità. Nel corso della notte scorsa, a partire dalla mezzanotte, erano stati registrati dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano altri 5 eventi tellurici di bassa intensità con una profondità massima di 2,04 km, tutti sull'asse Solfatara-Agnano. Secondo il report dell'ASL di Caserta, sono 59 i nuovi positivi da Covid-19 registrati nella giornata di oggi, il 3,9% di incidenza rispetto ai 1.497 tamponi processati, un dato il più basso rispetto alle ultime giornate che fa ben sperare in vista del futuro. Purtroppo sul bollettino si registrano anche altri 6 decessi. Il professore Nicola Coppola, direttore del reparto malattie infettive e area Covid-19, è stato il primo a ricevere le dosi di vaccino contro il coronavirus presso il Policlinico Luigi Vanvitelli. A darne notizie è stata la stessa azienda ospedaliera con un video sui propri canali social in cui si vede il professore che riceve la dose. Inoltre la Regione Campania ha reso noto che a completamento della campagna di vaccinazione antinfluenzale che ha visto la nostra regione prima in Italia con la somministrazione già da ottobre di oltre 1,5 milioni di dosi, sono state acquistate e saranno distribuite a tutte le ASL 66.080 dosi di spray nasale dell'AstraZeneca. Questo vaccino antinfluenzale è destinato ai bambini e adolescenti di età compresa tra i 24 mesi e i 18 anni. Data l'agevole modalità di somministrazione, le ASL e i pediatri di libera scelta sono invitati a utilizzarlo per pazienti in età evolutiva, affetti da disturbi del neurosviluppo, disabilità, patologie invalidanti o croniche. Antonio Tartaglione, consigliere del comune di Marcianise, è stato il primo ad essere vaccinato contro il Covid-19 grazie al vaccino Pfizer-BioNTech. L'ex sindaco cardiologo del nosocomio marcianisano è stato tra i primi in quanto soggetto a rischio. Finalmente, stamattina mi sono vaccinato. Non avevo alcun dubbio, ma ero molto emozionato. Oggi comincia per me l'era post-Covid-19. Invito tutti a vaccinarsi. Facciamolo non solo per noi, ma anche per i nostri cari, per i nostri amici e per i nostri colleghi. Solo così potremo uscire da questa emergenza sanitaria e liberarci da questo nemico invisibile. Il vaccino è sicuro ed efficace. Questo è stato il commento del consigliere sui propri canali social. A Villa Literno i carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale di Mondragone e quelli della stazione di Castel Volturno Pineta Mare hanno tratto in arresto per il reato di rapina un 42enne nigeriano irregolare sul nostro territorio nazionale. Nel corso della notte l'uomo lungo la SS Domiziana del comune di Castel Volturno armato di coltello ha minacciato una 61enne di Mondragone costringendola a scendere e consegnargli la sua autovettura BMW a bordo della quale si è poi dileguato. Intercettato dai militari dell'arma di Villa Literno, è stato bloccato e tratto in arresto. Il veicolo recuperato è stato quindi restituito all'avente diritto. L'arrestato è stato invece associato presso casa circondariale Santa Maria Capovetere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Torna il campionato domani, torna il Napoli che è pronto per l'insidiosa trasferta di Cagliari alle ore 15. Gli uomini di Gennaro Gattuso dovranno fare a meno di diverse pedine importanti. Out ancora i lungodegenti Mertens, Koulibaly e Demme, mentre Osimhen, che era pronto al rientro, è risultato positivo al Covid-19. Sono 3 i ballottaggi per Gattuso, Ospina Meret, Mario Rui Usai e Lozano Politano. Sfida anche per gli allenatori. Il primo incontro tra Eusebio Di Francesco e Rino Gattuso risale al febbraio del 2018 in un Roma-Milan terminato con la vittoria dei rossoneri all'Olimpico 2-0. A suonare la carica per il Cagliari è stato l'esterno offensivo Riccardo Sottil, ex Fiorentina. Insigne è un giocatore molto forte, gioca nel mio stesso ruolo ed è un giocatore con grande estro che sta segnando. Sa
far segnare i propri compagni. La sfida con lui sarà molto avvincente, mi dà grande stimolo. Cerchiamo di vincere ogni partita, questa è la mentalità nostra e del nostro tecnico. Sarà una partita bella, speriamo di portare a casa una vittoria fondamentale e i 3 punti. Papa Francesco ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato di Diego Armando Maradona. Ho incontrato Diego Armando Maradona in occasione di una partita per la pace nel lontano 2014. Ricordo con piacere tutto quello che Diego ha fatto per me e non solo. In campo è stato un poeta, un grande campione che ha regalato gioia a milioni di persone in Argentina, così come a Napoli. Era anche un uomo molto fragile, un ricordo personale legato al campionato del mondo del 1986, quello in cui l'Argentina vinse proprio grazie a Diego Armando. Mi trovavo a Francoforte, era un momento di grande difficoltà per me, stavo studiando la lingua e raccogliendo dei dati per la mia tesi. Non avevo potuto vedere la finale del mondiale, seppi soltanto il giorno dopo, del successo della mia Argentina sulla Germania, quando una ragazza giapponese scrisse sulla lavagna "Viva l'Argentina" durante una lezione di tedesco. La ricordo personalmente come la vittoria della solitudine, perché in quel momento della mia vita non avevo nessuno con il quale condividere questa immensa gioia. Chiudiamo sempre con il calcio, con il Benevento che è impegnato domani in casa contro la capolista Milan. I Sanniti infatti saranno impegnati alle ore 18 al Vigorito contro i rossoneri. Oggi il club ha ufficializzato anche 3 positivi al Covid, di cui 2 membri dello staff medico e uno di quello tecnico. I soggetti in questione sono in isolamento e sono in buone condizioni di salute. Inzaghi domani affronterà il proprio glorioso passato, confermata la difesa a 4 con Letizia, Tuia, Glick e Barba davanti a Montipò. L'attacco sarà a 3 con Caprari, La Padula e in Prota, mentre Insigne partirà dalla panchina. Nel Diavolo mancheranno Gabbia, Hernandez, Bennacer, Saelemaekers e Ibra, recuperato invece Chiaer che partirà dal primo, così come Samu Castillejo. Leao sarà la prima punta, con alle spalle Calhanoglu, Rebic e proprio lo spagnolo. Filippo Inzaghi ha presentato poc'anzi la sfida contro il suo Milan. Non può essere una gara come le altre per me. Dopo i 90 minuti tornerò a tifare Milan. Possiamo giocarcela anche se è durissimo. I rossoneri stanno bene e sono veramente forti, nonostante le assenze. Il gruppo sta bene, ho recuperato diversi calciatori che sono pronti a tornare e dare il proprio contributo. Dobbiamo crederci, altrimenti domani usciamo sconfitti dall'inizio. Per questa edizione di Prima TG è tutto. Appuntamento domani, sempre sui nostri canali. Un caloroso arrivederci.